Buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Isabella degli Archivi della Moda, in primis per avermi invitato, e Stefania, e l'ospite Ferragamo, in particolare Giovanna, che ho vissuto non soltanto nella mia prima esperienza in questo settore, perché io vengo da un settore completamente diverso, essendo un ingegnere nucleare, e molto spesso mi chiedono come mai un ingegnere nucleare sia passato alla moda, ma questa diventa una storia molto lunga. E collega proprio in Camera della Moda per tanti anni. Quindi, se la storia degli individui può essere associata alla storia di un marchio, ovviamente essere qui oggi, questo archivio della memoria, per me emotivamente parlando, ha una valenza ancora più forte, perché ovviamente mi dà suggestioni e rimandi emotivamente molto forti. Quindi mi scuso perché sono molto emozionato. In genere sono abituato a parlare, però in questa occasione in particolare sono particolarmente emozionato. Il tema che mi è stato suggerito, in realtà, è stato ampiamente illustrato dal collega Montemaggio, la costruzione di un heritage e l'utilizzo, la protezione e la valorizzazione dell'heritage e come questo può essere ovviamente utilizzato nel business. Quindi eviterei, diciamo, di replicare i concetti già espressi da Montemaggio, che ringrazio della sua brillante esposizione, e darei un taglio molto più emotivo allora. Cominciando dalla mia prima esperienza, che è proprio quella in Ferragamo. Io ho fatto studi francesi, quindi ero stato abituato al culto del lusso, del fasto, della grandeur francese, e quindi ho sempre avuto nel mio immaginario il percettivo che il lusso fosse qualcosa di squisitamente francese, quindi il Re Sole piuttosto che la corte di Versailles. Grazie a Ferragamo, quindi grazie alla permanenza a Firenze, in realtà ho completamente ridimensionato questa prospettiva, proprio perché il lusso che avete prima visto e definito con varie, diciamo, definizioni, in realtà nasce in maniera pesante, in maniera preponderante, proprio in questa città, in questa Firenze, che è stata ovviamente la culla di una famiglia che ha influenzato tutte le corti internazionali, che sono appunto i Medici. E attraverso questa famiglia, questo culto del lusso, del fasto e la rappresentazione del fasto attraverso l'arte, attraverso i palazzi, attraverso il costume, attraverso i manufatti, perché poi alla fine oggi quando parliamo di archivi storici della moda parliamo ovviamente di stratificazione e di grande capacità artigianale, in realtà nasce proprio soprattutto in questa parte del mondo, e quindi diciamo anche paesi come la Francia, per tornare al mio punto iniziale, se non ci fossero state le Caterine II dei Medici che sposavano Enrico II piuttosto che Maria dei Medici nel 1600 sposava Enrico IV, probabilmente questo gusto, questo fattore estetizzante, questa grande cultura legata al fasto, al lusso, alla capacità innovativa, alla bizzarria, alla capacità creativa all'interno del prodotto, probabilmente questo non si sarebbe trasferito alle altre corti, alle altre culture europee. Detto questo, un'altra cosa che io ho imparato negli anni Ottanta e che mi chiedevo ovviamente, come mai le aziende che rappresentavano il lusso in quegli anni, quindi da Gucci fino allo stesso Ferragamo, piuttosto che le altre aziende europee, che avevano un ruolo importantissimo ovviamente e con dei ricchi archivi, come mai avevano una rilevanza soprattutto all'estero? E penso che quello che abbiamo ascoltato poc'anzi spiega ampiamente il perché, proprio perché l'utilizzo e la legittimazione che viene attraverso la stratificazione di questi stilemi che rappresentano come degli attributi iconografici, l'identificazione e la differenziazione del marchio, però associati a questa grande capacità artigianale, a questa grande capacità di gusto, di sofisticazione, era esattamente quello che interessava di più a chi questa storia o non l'aveva o l'aveva abbastanza più, diciamo, una storia molto più moderna, se mi consentite. Quindi è chiaro che questi brand hanno avuto un successo estremo all'inizio negli Stati Uniti, in paesi come l'Asia, non a caso, come sentivamo prima, in paesi dove questo desiderio, che si concretizza anche in un desiderio di appartenenza, no? Si diceva poc'anzi, indossare un oggetto, comprare un oggetto, è immedesimarsi, vivere
trasferire un percettivo su qualcosa che gratifica, che comunque che permette ovviamente di recuperare un aspetto storico, un aspetto di un patrimonio, quello che chiamiamo ovviamente heritage. E quindi è evidente che per noi che siamo italiani, che probabilmente viviamo questo archivio storico tutti i giorni, perché viviamo nell'essenza della storicità, nell'essenza della storia, i ruderi del classicismo piuttosto che l'arte che ci segue dal 400, 500 fino ai nostri giorni, siamo talmente abituati che probabilmente per noi questa valenza attaccata a un prodotto aveva un premium di riconoscibilità più basso che non per un americano. Quindi non a caso, per gli americani, attaccarsi in qualche modo a questo heritage, identificarsi e appartenere a questa storia aveva sicuramente una valenza ed ha ancora oggi una valenza molto forte. E questo ovviamente ha permesso l'internazionalizzazione, probabilmente se non ci fosse stato questo grande appeal, non soltanto legato alla capacità intrinseca sull'innovazione, sulla capacità artigianale, manca questo percettivo del sistema Italia, che era la vera immagine di quegli anni, probabilmente l'internazionalizzazione delle grandi marche, non soltanto nel settore dell'abbigliamento, ma anche nel settore chiaramente dell'automobile, piuttosto che in altri settori dove l'Italia ha sempre avuto un punto di eccellenza, non ci sarebbero stati. E, detto questo, l'aspetto dell'essenza per un'azienda, della personalità, legata all'archivio è sicuramente un aspetto fondamentale. Quello che si impara nella gestione quotidiana del business, quindi passando all'aspetto leggermente più pragmatico, e anche come dire, la capacità dialettica di confrontarsi sempre col nuovo. Penso che Giovanna, nella sua affermazione, se guardasse meno i musei più i supermercati, ha già espresso questo atteggiamento che nelle aziende è un atteggiamento sacrosanto, perché il museo piuttosto che l'archivio, che è il DNA dell'azienda, va ovviamente rispettato, va utilizzato, va comunicato, ma va sempre in qualche modo dialetticamente messo a confronto con quello che è l'aspetto della contemporaneità. D'altronde l'essenza della storia in quel momento specifico era contemporaneità. Salvatore Ferragamo era l'espressione più assoluta, oggi è un museo, ma negli anni in cui è stato Salvatore Ferragamo era l'espressione più alta della contemporaneità, no? Degli ismi contemporanei, cioè prendere dei materiali umili e trasformarli attraverso la capacità dell'intelletto in un regime autarchico in prodotti di eccellenza, più intellettuale, più avanguardia di questo, probabilmente non c'era nulla, piuttosto che negli anni 90 l'operazione di una Miuccia Prada, che capisce che l'aspetto del prodotto, di innovazione, non era semplicemente legato alla ricchezza legata ai materiali, ma anche agli aspetti degli ismi contemporanei. Quindi, nei primi anni 90, fu la prima probabilmente a intuire che il minimalismo, il funzionalismo e tutti questi aspetti, se vogliamo, molto intangibili, ma pragmaticamente molto importanti nella costruzione di una valenza che oggi è archivio, ma che all'epoca era espressione di estrema contemporaneità, permetteva di differenziare il prodotto. Nessuno poteva immaginare che uno zainetto di nylon, quindi un prodotto banalissimo, se vogliamo, grazie a questa lettura di contemporaneità, poteva essere venduto allo stesso prezzo una borsa di pelle di Gucci di quegli anni. Quindi è evidente che il premium che venne riconosciuto, e quindi l'eccellenza, non è soltanto negli anni stata relegata alla capacità inventiva legata al prodotto del manufatto, ma anche all'attitudine intellettuale, quindi alla capacità di leggere i cosiddetti ismi, quindi leggere quelli che sono, come dire, gli elementi fondamentali della lettura anche sociale, si è parlato di sostenibilità non a caso nel progetto precedente, quindi tutto ciò che rende contemporaneo è fruibile, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il modo migliore per comunicare il passato attraverso la contemporaneità è anche la semplicità di lettura, quindi parlare un linguaggio che sia comprensibile, perché altrimenti diventa, come dire, una discussione di salotto fuori addetto ai lavori. Mentre invece nel business, come si diceva poc'anzi, l'aspetto della fruibilità, dell'accessibilità a questo patrimonio, a questa cultura, a questa oggi diremo esperienzialità, perché nel tempo l'archivio e quello che l'essenza del brand ha significato si è allargato tantissimo, è passato da quello che è il prodotto,
come valenza intrinseca a quella che è l'esperienzialità più allargata, no? Tutti i brand hanno tentato di, come si suol dire tecnicamente, passare alla brand extension, quindi passare da quello che era il core business, in molte di queste aziende non a caso il core business era il mondo dell'accessorio, a qualcosa che permettesse di sviluppare qualcos'altro, che era un rafforzamento di questa, di questo heritage, ma con una chiave di lettura completamente diversa, quella che oggi la chiamiamo l'immagine del brand, perché il prodotto sicuramente aiuta e ha sempre aiutato alla distinzione, alla differenziazione, al valore intrinseco, però la costruzione dell'immagine è un fenomeno, almeno nel settore che noi conosciamo, quello della moda, che è un fenomeno degli anni Ottanta, diciamo, quel grande boom chiaramente dei grandi stilisti, in Italia conosciamo ovviamente Versace, Armani, e i grandi designer francesi di quegli anni, che hanno completamente rivisitato quello che è la costruzione anche di un archivio, però all'epoca era ovviamente una grande sensibilità su quello che è la lettura della contemporaneità, no? E quindi si è cominciato a parlare di immagine di brand, e questo collegamento fra la notorietà legata alla differenziazione e l'immagine, che invece è molto più legato all'esclusività, è molto più legato alla possibilità di costruire un percettivo, quindi se vogliamo molto più intangibile, e che permette la sostenibilità nel tempo di quella che è la notorietà del prodotto, è stata un po' la chiave di volta delle strategie di successo, comunque delle strategie aziendali degli anni 90, che hanno cercato ovviamente nel tempo di riappropriarsi di molte leve del business. Se vi ricordate, gli anni 90 sono stati gli anni assegnati dei famosi buyback distributivi. Le aziende hanno capito che il controllo di questa immagine, una volta costruita, diventava un asset intrinsecamente talmente importante che andava difeso in tutti i modi. Quindi non soltanto l'internalizzazione dei fattori distintivi produttivi sullo sviluppo del prodotto, ma anche sui fattori, diciamo, di comunicazione, quelli che abbiamo visto poc'anzi, e sulla distribuzione, quindi i famosi buyback. Le aziende hanno ricomprato molte... la distribuzione da molti partner locali, proprio perché il controllo e la difesa di questa immagine legata ovviamente alla natura del marchio ne permetteva la difesa, la tutela e la sostenibilità nel tempo. Il negozio come momento di comunicazione nei confronti del consumatore finale è stato negli anni 90 in particolare, grazie anche alla lezione del retail americano, lo strumento, se vogliamo, più scenografico e quindi più interattivo, no? Quindi, se vogliamo, il negozio ante litteram è stato il primo messaggio di internet reale, dove questa esperienzialità, questo heritage, questa possibilità di lettura in chiave contemporanea, che si declinava non soltanto nel core business, ma in tutte le tipologie di prodotto attigue alla credibilità, su cui la credibilità del brand era possibilmente applicabile, diventava un'interattività, diventava un rapporto dell'individuo nello spazio. A caso sono gli anni in cui la moda ha molto dialogato con altre forme d'arte, no? L'architettura, sono stati il boom dei grandi rapporti con i grandi architetti, quindi dove il rapporto fra l'individuo, lo spazio circostante, il prodotto e la storia del marchio assumevano una valenza molto più esperienziale. Quindi diciamo che l'allargamento in termini, se vogliamo, sia tangibili che intangibili andava veramente allargandosi, anche perché, diciamo, la complessità degli individui era molto più forte di quello che era la realtà. Di conseguenza questo allargamento esperienziale rendeva anche grazia del bisogno di complessità di cui tutti gli individui chiaramente hanno bisogno. Quindi questo grande dialogo chiaramente con l'arte contemporanea, pensiamo alla nascita delle grandi fondazioni legate al mondo dell'arte, Germano Celant nel caso della Fondazione Prada, piuttosto che il gruppo Pinot con la propria fondazione, il legame con questi grandi architetti, ha ulteriormente rafforzato questa necessità, questo bisogno di contemporaneità. Quindi il messaggio che, come dire, volevo trasmettere è che in realtà quando si parla di archivio si parla di stilemi che identificano, se uno dice la camelia pensa a Chanel, piuttosto che ovvio, se uno dice un trompe-l'œil su un velluto pensa a Roberto Di Camerino, se uno dice bambù pensa a Gucci. Quindi è chiaro che esistono degli elementi differenzianti, degli stilemi di stratificazione successiva che sono degli attributi iconografici del marchio, però esiste anche un atteggiamento intellettuale nei confronti di quello che è la contemporaneità, che non va mai perso di vista, perché se fosse soltanto, come dire, l'utilizzo di una storia
senza questa capacità, che è una capacità intellettuale, che è anche cultura ovviamente, perché poi la vera capacità di costruire di utilizzare una storia, di costruire un brand, significa avere un grande senso del possesso di un processo culturale. Senza questo la cosa è impossibile. Si parlava di cultura d'impresa non a caso, è sempre un processo culturale. Se manca questo, la possibilità di questa costruzione è impossibile. Quindi questo allargamento, che comunque è una lettura trasversale su questi sono aspetti culturali, è a mio avviso il messaggio che io lascio, e che oggi anche dal punto di vista della comunicazione si sta fortemente allargando, proprio perché i mezzi di comunicazione stanno cambiando, mentre prima il negozio, l'esperienzialità legata a uno spazio e l'interattività con il brand e uno spazio, oggi forse non è più bastante, quindi c'è necessità di capire quali sono dal punto di vista virtuale, quindi la nascita dell'internet piuttosto che delle realtà web, delle social networking, dei blogs, chiaramente sono strumenti che rendono possibile una interattività e una partecipazione a questa storia molto più forte che non gli strumenti che utilizzavamo nel passato. Quindi vediamo che questa complessità aumenta e anche la distanza in realtà fra quella che è la storia e il consumatore finale, fra quello che è il passato e quello che è il futuro, si riduce notevolmente. Sembra quasi una contraddizione in termini, perché la complessità in genere porta a una distanza, mentre invece in questo caso c'è un avvicinamento, c'è una grande interattività. E assistiamo non a caso a situazioni in cui la capacità progettuale o la capacità di interagire con l'azienda non vengono soltanto in luoghi, se ne parlava poc'anzi anche con Fruttuoso Ferragamo, in luoghi reali, ma in maniera molto interessante anche in luoghi virtuali. Questo però, ciò nonostante, non fa altro che rafforzare che le modalità con cui si costruisce una brand equity attraverso l'utilizzo del passato, ma senza mai dimenticare quella che è la chiave di lettura della propria contemporaneità, non fanno altro che rafforzare, sono l'unico modo per rafforzare quella che è la brand equity e non la diluizione della stessa. Rischio che si ovviamente correrebbe nel caso opposto, in questo non bilanciamento di questi due grandi aspetti. Detto questo, io vi ringrazio enormemente e lascio la parola al prossimo. Grazie.